Ho scelto una trottola che, nonostante il suo nome, è un oggetto che ci abituerà a comportamenti di estrema stabilità dal punto di vista fisico, perché bastano pochi secondi di osservazione per concludere che al suo interno ci deve essere una fonte di energia. Ma anche altro. Ed allora seguiamo questi scambi di energia attraverso le diverse grandezze fisiche che la trasportano, cioè i portatori dell'energia, come si dice, nelle sue diverse forme. Una prima catena di trasformazioni comincia con l'energia di rotazione, portatore la quantità di moto angolare, e dall'indietro troviamo l'energia magnetica della bobina. Il resto è facile. Energia elettrica, portatore la carica elettrica, fluisce nei fili dalla bobina alla batteria, dove è contenuta energia chimica, portatore la quantità di materia degli ioni che troviamo all'interno. Se osserviamo poi che il supporto è concavo, vediamo lo scambio tra energia di traslazione, portatore la quantità di moto, ed energia gravitazionale, portatore la massa. Abbiamo passato in rassegna quasi tutti i termini della relazione di Gibbs, ma il contributo, per quanto piccolissimo, della perturbazione introdotta dalla deformazione centrale a essere decisivo per il comportamento di questa pregevole invenzione. Essa è interessante perché non prevedibile. Al contrario di tutta la scienza e tecnologia che contiene, che invece sono interessanti quando sono ripetitive e prevedibili. E questo potrebbe essere il confine di separazione tra scienza e arte.